Lo scontro fu cruento. Solo 5.000 uomini dell'esercito saraceno riuscirono a mettersi in salvo nella loro fortezza. Tutti gli altri, al sopraggiungere della notte, giacevano morti lungo le rive del fiume. Le perdite normanne furono lievi. Dopo 2 mesi, Enna non dava segni di voler cedere. L'inverno era vicino. L'esercito normanno decide di togliere l'assedio e ritornare in Calabria. Ai primi di dicembre, Ruggero con 150 uomini ritorna in Sicilia e dopo aver saccheggiato il territorio di Agrigento, risale fino a Troina, dove fu accolto dai greci con grande e sincero entusiasmo. Ma solo in seguito s'accorse quanto questo era mal riposto. Trascorso il Natale, ritorna a Mileto per sposare la giovane nobildonna Giuditta. Nell'estate del 1062, dopo aver risolto alcune controversie con il fratello Roberto sulla spartizione dei territori conquistati, ritorna in Sicilia portando con sé la moglie. Appena sbarcato, punta direttamente su Troina. L'accoglienza questa volta fu meno calorosa, ma Ruggero non vi dette molta importanza. Subito dopo aver fatto riparare e rinforzare le opere di difesa della città, parte per assediare la vicina Nicosia. Intanto a Troina, approfittando dell'assenza di Ruggero, i troiniani, che mal sopportavano la presenza dei normanni, tentano di rapire la moglie. Ma la guarnigione normanna resiste e la lotta si protrae per tutto il giorno lungo le impervie viuzze della città fino al rientro di Ruggero, che ordina ai suoi uomini di ritirarsi in una zona della cittadella. L'assedio si protrasse per 4 lunghissimi mesi, durante i quali i normanni patirono la fame e il freddo. Questo fu il periodo più critico di tutta la storia normanna in Sicilia. All'inizio del 1063, Ruggero si rese conto che era impossibile resistere ancora. Una notte di gennaio tentò l'ultima offensiva e la mattina dopo Troina era di nuovo in mano normanna. La vendetta di Ruggero fu immediata. Tutti i capi dell'insurrezione furono impiccati. Intanto, per arginare l'avanzata normanna cristiana, il sultano Zirita Temim invia in Sicilia 2 eserciti che si uniscono ai saraceni siciliani. A metà estate del 1063, il grosso esercito saraceno lascia Palermo e si dirige verso est, contro le piazze forti cristiane.
Ruggero incontra i saraceni a Cerami, 30.000 cavalieri ed un numero sterminato di fanti. I normanni erano poco più di 500. La situazione sembrava disperata. Ruggero aveva scelto Cerami come campo di battaglia perché offriva molti vantaggi al suo piccolo esercito. Rifugi e vari posti di osservazione da dove egli poteva sorvegliare i saraceni che si schieravano sulle colline opposte. Per 3 giorni consecutivi, normanni e saraceni si scrutano. Al quarto giorno, non potendo più tollerare di vedere il nemico così da vicino senza attaccarlo, si confessano tutti con grande devozione e poi, affidandosi alla misericordia di Dio, partono a dar battaglia.